ci appartengono e che la cultura underground ha saputo dominare, trasformando l'altoparlante del potere, ovvero i mass media, in strumenti di altra cultura, ideologia e pratica. La musica, il cinema e la letteratura in chiave post-punk, ma inteso il punk non solo come valore estetico iconoclasta, ma anche rigenerativo di nuove prospettive ideologiche, artistiche, divulgative. Peculiarità tutta italiana fu quella di saper sovrapporre al rumore distorto del punk e alle melodie contaminate di Caraibi e Nebbia le liriche visionarie, crudeli e avanguardiste di Giovanni Lindo Ferretti, di Piero Pelù, di Emidio Clementi, di Piero Lo Zingaro, di Zazzo, di Franz Goria, Gigi Bonizio, Cristiano Godano, Madaschi, DJ Graff, degli Assalti Frontali, di Federico Fiumani, di Mao. Vera e propria poesia applicata al rumore bianco. CCCP, CSI, la mente e il braccio rutilante di Gianni Marocco e Massimo Zamboni, in negazione, la genuinità bucolica dei China, il criptofascismo situazionista dissacrante mai compreso dei disciplinati, i Marlene Kunz e il dissidio sonico, gli Africa Unite, il reggae protocitano della Val Chisone e l'Itfiba con la loro e gli Afram con la scena fiorentina neo wave e gli emiliani post-sovietici e i romagnoli giamaicani e Massimo Volume, Kafka e Moravia lungo i bordi dei fugazi, la scuola romana di San Lorenzo, l'Emilia Rigorie rap neomelodiche di Napoli, l'Usaventus Sound System del Mediterraneo e la Catania dei De Novo agli Uzeda passando per Battiato e Carmen Consoli, gli Appennini e le Ande, dagli Usmamò ai Mau Mau, gli Statuto e l'Onda Neoprit, la New Wave of Italian Post-Punk, il Consorzio dei Disturbatori Indipendenti, la psichedelia barocca e lisergica traghettata dagli anni 70 all'epilogo del millennio dall'intelligenza magica di Claudio Rocchi, l'aristocrazia pop e rock di Manuel Agnelli e di Max Casacci, potere alla parola, l'hip hop di Frank Eyed Energy, le posse e le crew, l'assalto sonoro dell'hardcore come mania ossessivo compulsiva che dal dissacratorio punk originario trasmuta in reiterato spasimo isterico, l'elettronica minimalista, che guardava a Berlino e si immergeva nel suono delle fabbriche morenti con i techno rave illegali e intanto esplodevano le radio libere ed insorgenti. Occupazioni sabaude, psicotrope e libertarie, teatri meneghini liberati, festival e sub autogestiti di mutoidi nelle basse padane, sui coni bolognesi, nelle cascine fiorentine, nelle ville romane, sugli scogli partenopei disseminati sulle spiagge gialle di mare e azzurre di sole del Mediterraneo autonomo. Il melting pot di suoni, melodie, odori, carni e storie dal e del mondo. Epicentro Torino, Firenze, Italia, 90. Il cinema di Davide Ferrario, ancora prima quello di Daniele Segre e Salvatores, che tracimano dai sottofondi alternativi e finiscono la notte degli Oscar mantenendo una purezza ideologica di fondo. E dietro di loro, decine di giovani cineasti con la cresta. Armati di cinepresa si fanno i pigoli incoscienti di Elio Petri, di Pasolini, di Rosi, di Rossellini, di Scola, della Bert Müller, di Mario Monicelli. Alla ricerca della verità, raccontano l'Italia 90 con parole, fotogrammi e suoni, dal sottosuolo, dai videoclip musicali al lungometraggio. Gli Ultras, ultima frontiera dei movimenti giovanili, controversi, infiltrati, violenti, antisistemici, bipolari, popolari e antiglobal. La letteratura post-punk di Culicchia, di Brizzi, di Mungo, di Perciballi, di Armati, di Pedrini in Abbat, di Marco Filopat, Luther Bliss e Teivu Ming. La guida luminosa di Valerio Marchi. Figliastri, nipoti spuri costretti a sanguinare di Eco, Tondelli e Ballestrini. Lettera 90. Tutto passava da Torino. Partiva e tornava. O si faceva semplicemente ospitare. Il post-punk come cultura totalizzante di un'epoca, il nostro ventennio 1985-2006, capace di disperdersi e carsicamente ricoagularsi attorno alla luce che scompare, nei diversi anfratti dei decenni che scorrono, mutare, tradire, sposare ed uccidere, fino a rinascere in un teatro dell'opera a 0 metri dal centro storico di Torino. Passando per la musica, ora di brillante post-industrializmo, ora adagiata su orizzonti multietnici del suono di Torino. L'avanguardismo fiorentino e le felici isole nella rete di una parte d'Italia che voleva realmente edificare il proprio futuro sull'autoproduzione e autogestione dei talenti
delle risorse e della gioia di vivere. Nulla è andato perso. Quando stai mangiando una mela, tu e la mela siete parti di Dio. Quando pensi a Dio, sei una parte di ogni parte e niente fuori da tutto. Quando vivi, tu sei un centro di ruota e i tuoi raggi sono raggi di vita. Puoi girare solo intorno al tuo perno o puoi scegliere di correre e andare. Quando dormi, tu sei come una stella e il respiro è come fuori dal tempo. Quando ridi è come il sole sull'acqua, sai che farne della vita che hai. Quando ami tu ridoni al tuo corpo quel che manca per riempire un abbraccio. Quando corri sai essere lepre e lumaca, sei deciso di arrivare e restare. Quando pensi stai creando qualcosa, l'illusione di chiamarla illusione. Quando chiedi tu hai bisogno di dare. Quando hai dato hai realizzato un amore. Quando gridi la realtà non esiste, hai deciso di essere Dio e di creare. Quando chiami tutto questo reale, hai trovato tutto dentro ogni cosa. La realtà non esiste. Il silenzio delle cose non aggiunge né toglie, semplicemente è. E si leva un vento e una sete, a tagliare in due la storia. Fermi dentro.
se mi lascia non mi va, non vedo d'orca. Vedo che se non so rinascere quando mi sembra ineditare. La necessità di allontanarmi fretta dalla melma della conformità. Modo ci ha dato la possibilità di vivere appunto
momento della nostra vita. Avere il coraggio di chiudere i capitoli, di voltare, riuscire anche a comprendere quanto sia importante la perdita di un affetto, di un amore, di un parente, di un amico, e che non si debba piangere più di tanto, ma, come dire, rinascere, essere quasi gioiosi, perché chi ci lascia momentaneamente lo ritroveremo, e perché comunque anche in questa vita chi riesce a morire e a rinascere continuamente è fortunato, ed è l'augurio che facciamo a tutti, e come anche l'augurio di un buon viaggio. Uno degli incontri speciali, insieme a quello specialissimo di Claudio, è stato tanti anni fa con Franco Battiato.
questo noi lo chiamiamo il Trittico del Mare, è una suite molto molto lunga e la prima parte è in qualche modo un tributo a Vinicio Capossela, l'artista che abbiamo tutti. Comandante avanza e niente si può fare, vuole un morto, la vuole affrontare, e lì l'attendeva dove il sole cala e non muore, e l'acqua non lo lava, e il demone lo duole sui banchi d'acqua stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava e il mare putridiva. Legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti, senza ordinamenti. E il comandante è pazzo e avanza nel peccato. E il demone che suo adesso vuole mio e brinda con il sangue all'odio ci convince. E se sua la barca che vince, deve essere la mia. E gli occhi non videro, non videro la luce, non videro la messe che altri non avesse, e il cielo fece nero, e urlò nel cielo, e s'affamò da esso, che tutti ci perdesse. Peste, peste,
alla testa, peste, peste, quante gente in festa, peste, peste, mosche intorno alla testa. Thank you.
per me per la mia vita che tutto quello che io è tutto quello che io ho e non è ancora finita. E non è ancora finito.